Siamo qui con Gino Carli, preparatore dei portieri della Villafranca Veronese. Ben arrivato Gino. Ciao Germano. Gino, sei ripartito da Villafranca, una nuova tappa per l'inizio di un nuovo cammino. A te la parola. Sì Germano, l'inizio di una nuova avventura interrotta 4 anni fa, ma non del tutto, perché avevo dato la collaborazione a una squadra dilettantistica e che porto ancora nel cuore, che è il Casteldazzano, ma senza tanti impegni e per problemi familiari. Poi il richiamo del direttore sportivo Canoletta mi ha fatto ripensare, ho chiesto aiuto alla famiglia e mi ha detto di abbiamo deciso di ricominciare. Gino, ai giovani della squadra che abbiamo qui a Villafranca, che cosa ti senti di dire? Bella domanda questa, è ripartire come ho fatto io, ripartire nello sport come nella vita. Io circa 4 anni fa ho toccato il fondo non direttamente e ho dovuto lasciare il mio hobby, quello che amo, che amavo, l'ho dovuto lasciare per dedicare più tempo alla mia famiglia. E questo è quello che devo dire, che da ogni sconfitta e da ogni caduta si porta sempre a casa qualcosa, e questo portare a casa qualcosa poi ti rende più forte e ti dà la possibilità di capire quali sono stati i tuoi errori. Ricordiamo Gino le tappe più importanti della tua carriera come preparatore dei portieri. Allora, ho collaborato con il Chievo Verona, e dal quale ho un bellissimo ricordo del direttore sportivo del settore giovanile Giuseppe Montresor, e dal vulcanico presidente Saverio Garonzi, che mi ha fatto partecipare a numerosi corsi presso società professionistiche. Per 12 anni sono stato a fasi alterne al Verona, per 4 volte richiamato, e poi ho collaborato con l'ICATA e Como, che è stata l'ultima società professionistica, e quindi io sono tornato a Verona per passare a quasi tutte le società più importanti dilettantistiche, e Virtus, che ora è Virtus dal Colle, che ora invece è Virtus Vecom, poi San Zeno, poi San Massimo, poi Team Santa Lucia, Sona Mazza, Audace, Pescantina e infine, prima di approdare a Villafranca, Casteldazzano. Un allenatore a cui sei rimasto particolarmente legato e perché? Giuliano Sonzogni, una persona che fa del suo credo la semplicità, riesce a far capire ai suoi giocatori in maniera semplice tutto quello che lui intende volere dal calcio, e poi è un uomo vero anche fuori dal mondo del calcio. Ricordiamo alcuni portieri che hai allenato e che hanno giocato nei professionisti. Ricordo volentieri Francesco Toldo, Gianluca Pegolo, Matteo Guardalben e Alberto Pomini. Sì. Tre caratteristiche, Gino, distintive che deve avere un giovane portiere per poter sperare di arrivare nei professionisti. Tre parole: lavorare e non affidarsi al caso. Avere un preparatore di portieri che capisca bene quali sono i tuoi difetti e i tuoi pregi, e che insieme lavorare per potersi migliorare. Alcuni mi giudicano un allenatore che va sull'analitica, però io dico che questo secondo me è un mio pregio, perché vorrei che ogni giocatore avesse un allenatore che ti cura sotto l'aspetto analitico per potersi migliorare. Quest'anno, Gino, stai allenando proficuamente ben 5 portieri qui della prima squadra del Villafranca. Che effetto ti fa? Beh, nessun effetto, ho sempre lavorato con tanti portieri. Posso solo dire che quest'anno lavoro con 5 portieri che hanno voglia di lavorare, tanta voglia di lavorare, e sono orgoglioso di loro. Gino, siamo davanti alla porta, e quindi qual migliore domanda in questo momento per chiederti i punti di forza di ciascun portiere che stai allenando quest'anno qui a Villafranca? Allora, Michele Martello, l'esperienza, la lettura della partita e soprattutto le sue capacità. Poi Riccardo Rossi, la sua tanta voglia di emergere, il suo coraggio e soprattutto la voglia di apprendimento che ha. Poi Massimiliano Quintarelli,
Di Massimiliano posso dire che ha tanta voglia di imparare, però non posso giudicarlo perché non l'ho mai potuto vedere all'opera, mai visto in partita ufficiale. Panuccio Dino, che è il giovane, tantissime doti atletiche, ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Spero che rimanga a Villafranca. E Herrera Andrea, anche per lui vale la stessa cosa di Massimiliano, secondo me deve giocare. Com'è il tuo rapporto con gli altri componenti dello staff tecnico qui a Villafranca? Questo dovresti chiederlo a loro. Io cerco di mettere a frutto tutte le mie capacità e tutto quello che ho imparato per arrivare a un fine comune, la salvezza della società di calcio del Villafranca e rimanere in Serie D. Poi il rapporto, sicuramente Giorgio Adami dirà che io non sono un allenatore dei portieri, ma c'è un altro migliore, però ben venga questo migliore. Bene Gino, l'ultima domanda, un messaggio che ti senti di dire ai tuoi portieri e alla squadra del Villafranca? Never give up, non mollare mai.